Cannaro, in provincia di Agrigento, ha riscosso successo di pubblico e di consensi lo spettacolo di danza moderna e di pop Party Dance, organizzato dalla scuola di danza Independence School, diretta da Chiara Lauria. Sul palco si sono esibiti anche i ballerini della scuola di ballo Fantasy Sport di Agrigento, diretta da Patrizia Alaimo, e la giovane cantante Rossana Crapanzano. Le interviste a Chiara Lauria e Patrizia Alaimo. Abbiamo proposto questa serata intitolata Dance Party, dove abbiamo visto diverse discipline, tipo danza moderna, hip hop. Ci siamo spostati anche ai balli di gruppo, ai balli di coppia, al caraibico, al tango argentino. Abbiamo avuto diversi ospiti, tra cui una cantante, Rossana Crapanzano di Favara, e altri due allievi di Camillo Lauricella, che abbiamo avuto modo di averlo ospite l'anno scorso qui a Naro da noi. Io voglio ringraziare prima di tutto i ragazzi, perché si impegnano con l'anima e con il cuore per fare quello che fanno, e poi i genitori perché comunque anche loro fanno enormi sacrifici e collaborano insieme a me per poter dare questa opportunità ai figli. Inoltre voglio anche aggiungere che io a settembre aprirò questa nuova scuola di danza, che si chiama l'Independence School, dove appunto noi affronteremo tutte queste discipline, e con me collaborerà anche Patrizia Alaimo. Io sono molto emozionata nel dire quello che ho provato questa sera, perché diciamo con Chiara c'è stato un impatto immediato e una collaborazione istintiva. Quindi l'abbiamo dimostrato stasera, unendo le nostre scuole e facendo uno spettacolo che penso sia stato gradevole e scorrevole soprattutto. Sono felice di collaborare nella sua scuola e lei naturalmente verrà a collaborare nella mia, che è sita al Villaggio Mosè. Quindi invito veramente tutti a partecipare ai corsi di Chiara. È una brava professionista, ma una brava ragazza pure, quindi ne vale la pena, perché è molto importante anche il rapporto umano, oltre a quello professionale. Girls, we run this mother.